Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non avevo mai parlato, è vero? No, perché usciva dopo qualche giorno. Non mi ha voluto, vabbè. No, è uscito dopo qualche giorno. Dai, però scherzo. Sta andando molto bene, nonostante non sia venuto qui a parlare. No, adesso riempirà le edicole, le librerie di gente dopo che ho fatto l'aria che tira. Però sta andando bene, giallo, sta andando bene comunque. Scherzo, dai. Vabbè, riprende pure in giro. Senta, no, ma no, perché non prendo in giro? Il mostro in questo libro è lei, ovviamente. Ma adesso c'è un altro mostro, per esempio, Padre Raboschi. Lei ha detto che i 5 Stelle dovrebbero chiedere scusa, ma non lo faranno. Beh, è tutto collegato. In questi anni noi siamo stati oggetto di una campagna di denigrazione e diffamazione con fake news sui social, primo. Di pezzi di istituzioni che hanno lavorato contro di noi, questo non bello. Di vicende giudiziarie incredibili e, ricordiamocelo, anche di vicende legate alle banche. Il vero scandalo è il Monte dei Paschi con i dirigenti italiani e anche, mi lasci dire, le ultime notizie che ha pubblicato Il Domani con Fittipaldi sul Monte dei Paschi a trazione grillina. Quello è stato il vero scandalo. La Boschi è stata presa, siccome era una delle più visibili e autorevoli personalità del mio governo, è stata presa e attaccata per una vicenda che non aveva alcun rilievo penale, alcuno, ma per 7 anni, me lo faccia dire, avversari politici e anche in alcuni casi compiacenti giornalisti hanno massacrato una persona e la sua famiglia. Ora, i 5 Stelle, se fossero intellettualmente onesti, io l'ho detto nel mio intervento in aula ieri, ho fatto un intervento, nessuno ha avuto il coraggio di fiatare, anzi vanno anche applaudito, ho detto, siccome cari 5 Stelle vi rimane poco tempo per stare in Parlamento perché tra un po' andate tutti a casa, cortesemente, in questi mesi che vi rimangono, abbiate il coraggio di mettervi in fila indiana e di chiedere scusa alla Boschi. Non lo faranno perché non hanno il senso della parola onore. Allora, beh, mi pare veramente molto netto. Senta, il Cremlino... Putin appoggia...